Per molte donne, con l'arrivo della menopausa, con la fine della fertilità spesso finisce anche un'altra cosa: le creme anti-età che funzionano. A parte che dopo una certa età le rughe aumentano il fascino e ci sono molti rimedi naturali adatti, ad esempio quelli che vi faccio vedere in questo video. Comunque no, in questo video voglio parlarvi di un altro problema che affligge quasi la metà delle donne in premenopausa e menopausa. È il calo del desiderio. E ovviamente vi darò un trucco tutto naturale per risolvere la situazione. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Ma perché quando siamo finalmente libere di vivere una vita sessuale più attiva arriva questo calo del desiderio a guastarci le feste? Squaletto dice che lui le donne proprio non le capisce. Non sono lamentele femminili, ci sono motivi fisiologici. L'80% delle donne in menopausa considera importante avere rapporti sessuali e vive questo cambiamento con grande stress. Lo afferma uno studio inglese pubblicato su Post Reproductive Health e vi lascio il link in descrizione. Ma quali sono le cause di questo calo del desiderio? A parte le questioni ormonali che richiedono interventi soggettivi, secondo la ricerca medica la causa del calo del desiderio e del piacere per oltre il 70% delle donne è un fattore tecnico, è il cambiamento dei tessuti interni che causa secchezza vaginale. Ma è incredibile! Ma vero! Ed ecco che viene in aiuto la naturopatia con un rimedio naturale efficace. Ma prima di conoscerlo, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e aiutatemi a portare avanti la mission del canale. Divulgate insieme a me la salute naturale, sostenendo il mio lavoro con un piccolo abbonamento mensile. Info in descrizione. Ecco il rimedio tutto naturale, i probiotici. Scusa, ma cosa c'entra la flora batterica adesso? Forse non tutti lo sanno, ma anche le parti intime femminili hanno la loro flora batterica. E secondo uno studio americano uscito su Maturitas, i probiotici sono un rimedio naturale efficace contro la secchezza vaginale. In descrizione vi lascio il link a un buon prodotto, naturale e sicuro. Ma ci sono tanti altri rimedi naturali contro il calo del desiderio e siccome sono molti, li ho descritti in questo mio ebook che trovate nel mio sito e in descrizione. Come sempre, anche stress, alimentazione e stile di vita influiscono sulla salute delle parti intime. Ma per fortuna potete seguire i consigli dei miei oltre 1000 video per stare bene. E se ami anche tu la salute naturale, metti mi piace adesso e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao!